Il Termoli oggi era chiamato a dissipare i dubbi scaturiti dalla brutta sconfitta di Sora di 7 giorni fa e dimostrare che la battuta d'arresto è stato solo un imprevisto incidente di percorso. E seppur la squadra che aveva di fronte era una formazione tosta e difficile da affrontare come la Fossombronese Calcio di Fossombrone, i ragazzi di Carnevale hanno subito messo le carte in tavola, facendo capire che oggi da questa partita doveva uscire solo un risultato, la vittoria, e anche convincente. La cronaca. Secondo minuto ed è subito pericolo per gli ospiti. Termoli, ottimo assist di Ciao. In aria arriva lungo in corsa ma tocca debole e para facilmente Amici, il portiere ospite. Nono minuto, ancora brividi in aria dei marchigiani, ancora mancare la rete, in ottima posizione lungo dopo averci provato senza riuscire. Al terzo tentativo arriva al 21esimo che è il gol del vantaggio del Termoli. Azione molto bella e lineare, sfera invitante in area di rigore, liscia prima Burzio, ma il giovanissimo Ciao che da dietro arrivava in corsa e segnava in un angolino alla destra del portiere per l'1-0 del Termoli, strameritato. Forse Impronese mai pervenuta dalle parti di Maresca, inoperoso per tutto il primo tempo ma anche per gran parte della seconda fase di gioco. Termoli che mantiene il pallino del gioco e al 41esimo arriva il raddoppio. Calcio d'angolo battuto magistralmente da Esposito, Vittorio Esposito oggi era davvero in palla esageratamente, pallone perfetto per la testa della corrente Barchi ed è 2-0, più che meritato. Ripresa ed è sempre Termoli tambureggiante, ospiti assenti su tutto il fronte. Dopo un paio di iniziative, diciamo corpose, giallorosse, arriva anche la ciliegina sulla torta e chi poteva metterla se non Vittorio Esposito, ispirato come oggi, come non mai, punizione dal limite all'11esimo della ripresa alla Pirlo, palla che toglie le ragnatele all'incrocio dei pali alla sinistra di Amici, proteso vanamente in tuffo. 3-0 e partita messa in frigo, girandola di sostituzioni poi da parte di mister Carnevale in vista anche della prossima gara di Avezzano, difficilissima. Oggi un Termoli da record, 3 gol non li segnava da anni in Serie D, affossa la difesa marchigiana la più forte del girone e raggiunge quota 27, può bastare per una domenica da incorniciare per i giallorossi.